Ciao a tutti, siamo qui da Picca Madonna Alta Perugia, io sono Edoardo, io sono Giovanni e siamo qui per presentare la PRS Silver Sky di John Mayer. Cioè la PRS, la Silver Sky, Silver, Argento e Bianca. Vabbè. Molti possono pensare che questa Silver Sky sia semplicemente una Stratocaster con la paletta di una PRS, ma non è esattamente così. Le differenze nel body risultano evidenti sia ad un primo occhio sia osservando bene i tagli che sono stati fatti per rendere più agevole suonare questa chitarra. Il feel ricorda quello di una Stratocaster, ma Giovanni in prima persona provata ci può dire quali sono le principali differenze che ha riscontrato. Innanzitutto risuona come una PRS, già suonarla non amplificata ha vibra in modo diverso rispetto a una chitarra come può essere una Strato, anche American Professional come questa qua. L'attenzione ai dettagli della PRS è sempre stato incredibile. A livello di tocco non so neanche spiegare bene quale sia la differenza, semplicemente bisogna provarla con mano, infatti venite al negozio a provarla se volete una conferma ulteriore di questo. Però a livello di suono, come dice John Mayer stesso, ha bass in treble and treble in bass, cioè praticamente i pickup sono molto bilanciati pur essendo chiaramente caratterizzati da suoni diversi, sia quello al manico, sia quello centrale, sia quello al ponte, però comunque coprono più o meno tutto lo spettro delle frequenze. Posso dire che la ricerca che c'è stata dietro questa chitarra è stata lunga e le richieste di John Mayer erano molto specifiche, cioè i pickup questi hanno una dicitura che è 63,5, che sta a significare il fatto che lui li ha pensati come una via di mezzo tra i pickup che trovate in una Stratocaster del 63 e in una Stratocaster del 65, quindi sono in qualche modo dei pickup unici. La tastiera della PRS ricorda tantissimo come feeling e anche visivamente il palissandro, nonostante non lo sia date le recenti limitazioni dovute all'uso di questo legno. Questa chitarra è versatile come una PRS, diciamo che ovviamente è adatta, è consigliata per questo genere, il genere, il blues fondamentalmente, ma è una chitarra a tre single coil, come tale non ha solo le applicazioni blues, può essere utilizzata per mille altri scopi, mille altri generi. Non forse il metallo, però... Thank you.
Io praticamente mi sto a immaginare John Mayer come il bambino dell'asilo, quello che vuole una cosa e la vuole per forza, no? Tipo lui che va dalla PRS, vuole una chitarra come una Strato. Ma va la Fender. No, io voglio la Strato fatta da voi. Va bene, ok. Non lo so, probabilmente non è andata così. Però fa molto ridere pensare John Mayer che tipo un bambino che inizia a fare così e sbatte le mani per terra. Sì, ma Porri Smith è matto, cioè non so se hai mai visto qualche intervista o quando sì, ne parlano. Sì, cioè lui gli fai una richiesta se è fattibile e interessante ti dà il 100% del suo appoggio. Diciamo che cerca sempre di abbracciare il progresso della sua azienda. Basti pensare che ha scritturato musicisti come Mark Holcomb, che tutto è fuorché blues. Potete venire a provare questa chitarra qui a negozio, finché rimane qua ovviamente, finché non viene comprata. Se non avete modo di venire a negozio a provare questa chitarra, noi mettiamo come al solito le DI in free download nella descrizione del video. Da Peak Bazaar è tutto, ci vediamo al prossimo video.